Ascolto, supporto e orientamento nelle diverse pratiche della vita quotidiana. Questi sono gli obiettivi del nuovo sportello famiglia promosso dalle ACLI. Vado subito ad introdurre gli ospiti che ci terranno compagnia all'interno di questo spuntino. Sono con noi Luigi Scatizzi, presidente provinciale delle ACLI, e Riccardo Sestini, direttore dello sportello famiglia. Andremo appunto proprio adesso a capire meglio in cosa consiste questo nuovo servizio. Intanto, ben ritrovati i nostri ospiti. Grazie, grazie. Grazie. Se chiedo a Luigi se può appunto anche inquadrare per questo saluto iniziale Riccardo, sono insieme. Ecco, grazie ancora. Luigi, partiamo proprio con la prima domanda da lei. Un nuovo sportello, uno sportello famiglia. Un servizio che in un momento così difficile come quello che purtroppo ormai da più di un anno è caratterizzato dalla pandemia, diventa ancora più importante attivare, è così? Sì, sicuramente le ragioni sono anche queste, ma non è solo uno sportello che si attiva ex novo in questo momento, perché è nella tradizione un po' delle ACLI di aver avuto anche in passato uno strumento di questo tipo di vicinanza nei confronti dei cittadini, soprattutto dei cittadini che manifestano esigenze e bisogni che magari non trovano soddisfazione nelle opportunità che vengono comunque offerte attualmente. Questo è un po' l'obiettivo, quindi recuperare l'esperienza dello sportello famiglia che è stato portato avanti negli anni passati da Luigi Spallacci in maniera anche molto significativa, tra l'altro con una localizzazione anche vicino a una parrocchia che è la parrocchia di Piazza Giotto. Però ecco, dando seguito a questa esperienza in questo momento, calandolo appunto nel contesto che viviamo, ci appare un servizio importante. Ovviamente è un servizio che deve essere di supporto e sussidiario a quelle che sono un po' le iniziative delle altre associazioni, delle istituzioni e quindi anche del mondo del volontariato. Quindi ecco, vuole essere appunto un momento di solidarietà, di vicinanza a tutti coloro appunto che manifestano dei disagi. Tornando alla fase di introduzione di questo sportello che, come giustamente diceva lei, Luigi, riprende il servizio che appunto era svolto nella parrocchia, nella chiesa del Sacro Cuore in Piazza Giotto, le chiedo e chiedo anche a Riccardo Sestini se con le zone e i vari colori, le restrizioni, ad esempio la zona rossa purtroppo è tornata in vigore, se questo tipo di servizio viene rimodulato o riadattato proprio tenendo conto delle disposizioni e delle restrizioni che sono in atto in questo periodo. Dunque, l'obiettivo ovviamente è inevitabile che il servizio che svolgiamo è un servizio in questa fase non direttamente di contatto con le persone. Quindi sarà, diciamo, un servizio in questo momento svolto appunto con i distanziamenti previsti dalla legge. Non possiamo certo sottrarci a questo. Comunque Riccardo può essere più esaustivo di me sotto questo aspetto, quindi gli passo la parola. Diciamo che comunque sia, è stata di vita anche una postazione dentro la sede provinciale a prova, insomma, di sicurezza con tutti i dispositivi di sicurezza messi in essere. Ovviamente, chi in questa prima fase avrà bisogno di un supporto potrà accedere soltanto su appuntamento. Abbiamo messo a disposizione infatti un recapito telefonico e un'email proprio per andare ad intercettare le istanze che ci vengono presentate man mano. Nelle immagini che scorrevano prima a supporto anche dell'intervista che stiamo realizzando, erano elencati nelle varie targhe i numerosi servizi offerti dalle ACLI. Riccardo, le chiedo se anche il nuovo sportello famiglia lavorerà in stretta collaborazione con gli altri servizi offerti e promossi dalle ACLI. Assolutamente sì. Diciamo che lo sportello famiglia nasce per essere complementare, accessorio e strumentale rispetto a servizi già in essere all'interno del sistema ACLI. Faccio un esempio: in questo momento ci stiamo orientando sullo strumento dello SPID, un orientamento alle persone che vengono magari
verso un servizio di patronato di CAF, e noi come sportello miriamo ad dare una mano al cliente in fase di registrazione e spiegare quello che è il nuovo strumento di accesso alla pubblica amministrazione, ai servizi digitali, che è appunto lo SPID. Lei ha fatto riferimento, Riccardo, a uno dei servizi, uno degli ambiti nei quali lo sportello famiglia può essere d'aiuto, citando lo SPID. Possiamo fare anche altri esempi per aiutare chi ci sta seguendo a comprendere meglio qual è il ventaglio di azione del sportello famiglia? Sicuramente sportello famiglia ha una mappatura, diciamo, di servizi in continuo sviluppo. Quello che noi miriamo è di andare ad intercettare quelle che sono le istanze che ci vengono presentate dai cittadini e quelli che sono i servizi posti in essere dalla pubblica amministrazione in un determinato periodo o momento. Inoltre stiamo sviluppando dei canali attraverso un tipo di assistenza anche legale, di difesa del consumatore, psicologica, un punto amico, proprio per fornire uno schema di un sistema di servizi più efficace e efficiente possibile verso il cittadino. Intanto io faccio una correzione di me stesso: in apertura l'ho presentata come direttore del nuovo sportello. Riccardo Sestini, lo ricordo, è segretario provinciale e coordinerà il nuovo sportello famiglia. Torno da Luigi Scatizzi, quindi chiedo agli ospiti di girare, perfetto, la webcam. Le chiedo, Scatizzi, voi che comunque avete un polso della situazione molto attendibile, qual è a livello sociale la situazione che riguarda il tessuto cittadino, la comunità fortemente provata da un punto di vista non solo sanitario, psicologico, ma anche da un punto di vista sociale ed economico da questa pandemia? Ma noi queste, diciamo, queste attenzioni, queste evidenze le riscontriamo sia tramite i nostri circoli, a cui si rivolgono spesso e volentieri anche i cittadini intorno a cui vive un po' il circolo, ma anche appunto dagli sportelli nostri, del CAF, del patronato. Effettivamente, diciamo, il momento è serio. Quello che però preoccupa di più e che ci in qualche modo ci impegna anche con la creazione di questo strumento dello sportello famiglia è il periodo dopo, quando appunto arriveremo ad essere, ad aver superato questa fase critica, e quindi il sistema si troverà appunto magari sprovvisto di tutte quelle tutele che in questo momento comunque vengono garantite dalle istituzioni. Credo che è questo il percorso che noi dobbiamo compiere, quindi questo sportello, come diceva Riccardo, sarà arricchito pian piano proprio per consentire, nel momento in cui si arriverà a questa fase, di avere il più possibile la vicinanza, di essere il più possibile vicini a tutti quei cittadini e poterli supportare anche, come sottolineavi, sotto il profilo sociale e possibilmente anche economico, se non altro indirizzandoli correttamente e attivando verso di essi i servizi presenti, senza appunto fare duplicazioni con quelle che sono le opportunità offerte dalla nostra città, dalla nostra comunità. Il tempo a nostra disposizione è quasi terminato. Io vado intanto a ringraziare per la loro disponibilità Luigi Scatizzi, presidente provinciale delle ACLI, e Riccardo Sestini, che è coordinatore del nuovo sportello famiglia. Ringrazio per essere stati con noi entrambi e soprattutto per averci illustrato nel dettaglio le attività, i servizi svolti da questo sportello. Grazie. Grazie a voi e arrivederci. Arrivederci. Salve.